everybody, this is Ale Gambini, Queen in the Kitchen, Estate Italiana, and today finally I'm here in Cartagena, in the Marche region, to taste the one and only prosciutto di Cartagena, Fratelli Beretta. Sempre qui con Umberto, specialista del prosciutto crudo di Cartagena in Cartagena, che ci racconterà la lavorazione del prosciutto. Allora, da qui inizia il processo produttivo del prosciutto di Cartagena. Prosciutti di maiale allevati a 10 mesi, allevati in Emilia Romagna, Marche e Lombardia. Sotto i 12 kg, sopra i 15 kg e mezzo, i prosciutti vengono resi a macello. E anche quelli che a livello di qualità non sono idonei per la nostra produzione, vengono restituiti al macello. Una volta fatto questo, il prosciutto viene marchiato con un bollo a fuoco, con il lotto di introduzione, data di introduzione, DOP e bollo CE. Quindi il prosciutto di Cartagena è un prosciutto DOP, quindi un'eccellenza italiana di origine protetta. Una volta salati, i prosciutti vengono messi dentro la tela di sale a una temperatura che va da 1 a 3 gradi. Quello qui, che vediamo è il sale? Sì. Sopra. Okay. La salatura viene effettuata a sale saturo, cioè il prosciutto interamente coperto di sale. Il sale, sì. Dopo i 6 giorni vengono tolti da questa cella, ripassati dentro alla linea che abbiamo appena visto, sì. E viene tolto il sale e vengono risalati un'altra volta. E poi passano all'interno ancora di questa cella altri 8 giorni. 14 giorni di sale, i prosciutti vengono tolti, viene tolto il sale. Una volta legati e appesi, vengono messi all'interno di queste celle ventilate. Dopo i 14 giorni di cella ventilata, ritorniamo ad un freddo statico. Il prosciutto rimane fino al centesimo giorno della data di introduzione. Prima dell'ingresso nella cella di riposo, viene fatta un'operazione che si chiama toelettatura. Toelettatura è il taglio dell'anchetta, sì, dell'anca del maiale, dell'anca per mezzo di un seghetto pneumatico, la pulitura col coltello intorno alla noce del femore e intorno alla corona. Diciamo che questa operazione gli consente al prosciutto di asciugare meglio all'interno. All'interno. In più gli diamo una forma, che la forma che lui porterà, che è poi quella fino a fine stagionatura. Sì. Passati 100 giorni, i prosciutti vengono lavati telaio per telaio per circa un minuto e mezzo attraverso questa macchina. Sale, certo, scende per un minuto e mezzo, solo acqua a una temperatura di 30-40 gradi. Okay. Il prosciutto viene messo all'interno di un asciugatoio. Qui rimane 6 giorni, okay. Questi 6 giorni va in calante. Okay. 17-19 gradi, diciamo, è la temperatura che poi porterà fino a fine stagionatura. Dopo la asciugatura passano in prestagionatura. Qui il prosciutto rimane fino all'incirca il settimo mese, okay, da quando è stato introdotto. Certo. Si procede ad una fase di lavorazione che si chiama stuccatura, che non è altro che un impasto fatto col grasso del maiale, farina di riso, sale, pepe e aromi naturali. Questo impasto viene steso sulla parte magra che lo protegge e lo mantiene morto. Da questa cella, da questa prestagionatura in poi, abbiamo un impianto che si chiama entalpia. L'impianto di entalpia, praticamente, quando la temperatura e l'umidità è idonea per le nostre prestagionature e stagionature, esternamente, certo, idonea, si ferma l'impianto, parte un altro impianto, un motorino che aspira l'aria esterna, certo, la filtra, e usiamo l'aria esterna. Ah, è un discorso anche di risparmio energetico, esatto, e l'aria, diciamo, certo, l'aria che comunque è buona per, esatto, per la stagionatura del prosciutto. Esatto. Dopo il 13° mese compiuto abbiamo un ente certificatore che è l'IFCQ di San Daniele, che ci controlla tutto il mese di produzione dell'anno, certo, precedente, e ci dà l'ok per
a porre per marchi a fuoco prosciutto di carbone. In più noi dopo effettuiamo un controllo qualità con questo attrezzo, diciamo, è l'unica cosa che ci consente di controllare la qualità del prodotto. Okay, questo è l'osso dello stipo del cavallo. Io vado a inserire l'ago in un punto ben preciso del prodotto, annuso, dopo pochi secondi un profumo che ho sentito sparisce. Sparisce, pensi. Allora sorproviamo. Solo un esperto può fare ovviamente un test del genere. Questo non è una cosa che la fanno, che la possono fare tutti. Esatto. Sì. I punti dove viene controllata la qualità è il gambo, la vena, il sottosso, l'anca. Possono essere 4 o 5, l'anchetta si può controllare in due punti, sia qui che qui. Ok. Fatto questo, cosa ti ha detto dallo fatto? È molto buono. Molto buono, fantastico. Secondo me. Da tutto lo stabilimento di Carpegna, da Matilde, grazie per avermi ospitato, Marco, Umberto e il favoloso e unico prosciutto di Carpegna, Dop. Ciao a tutti!